ci troviamo nei bellissimi casali di Tor Fiscale insieme al presidente della Commissione Sport Capitolina Angelo Diario, perché stanno presentando un nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi per eventi sportivi realizzato appunto dall'assessorato e approvato poi in Assemblea Capitolina con il presidente. Siamo contenti di essere nel settimo municipio, perché come municipio noi stiamo lavorando tantissimo sulla promozione dello sport come strumento di benessere psicofisico, anche per insegnare ai nostri giovani ragazzi e bambini che vivono nel territorio il rispetto dell'altro, visto il problema del bullismo che sta emergendo nelle scuole. Quindi siamo estremamente orgogliosi di aver avuto ospiti voi qua per questa presentazione. Siamo particolarmente felici di essere venuti qui a presentare il nuovo regolamento, perché questo luogo simboleggia un po' tutte le caratteristiche che noi vogliamo che abbiano gli eventi sportivi che il Comune finanzia, ovvero uno spazio pubblico. Siamo in un parco, una periferia, quindi non siamo, come abbiamo detto durante la presentazione, a Circo Massimo o a Villa Borghese, dove è un po' più facile organizzare eventi sportivi. E siamo quindi qui in un posto dove è stato bello portare decine di presidenti di federazioni, comitati regionali, molti venendo mi hanno detto: perché avete scelto questo posto? Noi non ci eravamo venuti, però complimenti perché è bello. E quindi è importante, siamo soddisfatti di avere anche così contribuito a far scoprire, ecco, paradossalmente Roma è talmente grande, talmente bella, non solo in centro, che appunto gli stessi romani poi molto spesso non sanno quante belle possibilità ci sono per fare attività piacevoli in tutta la città. Siamo venuti qui, siamo tutti molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. È la quarta delibera che riguarda lo sport approvata in meno di 3 anni dall'attuale governo. È una rivoluzione che va davvero a completarsi e di cui da adesso in poi vedremo pienamente i benefici. Quindi non ci resta che aspettare i prossimi eventi sportivi all'aria aperta e vi invitiamo tutti a partecipare. Vai. La sfida che lanciamo alle associazioni è proprio di partecipare ai bandi che verranno proposti a livello capitolino per la promozione di nuovi eventi sportivi, perché ci saranno molti più fondi rispetto agli anni precedenti e soprattutto sarà molto più facile partecipare e avere risposte in tempo utile per poter organizzare gli eventi, soprattutto nelle nostre periferie. Uno dei criteri utilizzati sarà quello dell'originalità dei progetti, e quindi ecco, la sfida è lanciata: stupiteci e fateci vedere quanti belli spazi ci sono a Roma per fare sport.